L'intelligenza artificiale è uno dei trend più caldi del momento. Ma di fianco a un'adozione sempre più diffusa, stanno crescendo i dibattiti sui potenziali risvolti negativi che questa innovazione può scatenare. Facciamo però un passo indietro e capiamo di che cosa stiamo parlando. Che cos'è dunque l'intelligenza artificiale? Potremmo rispondere che è quel ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi in grado di replicare specifiche capacità tipiche dell'essere umano. Attenzione però, affinché i sistemi di intelligenza artificiale possano replicarle, è necessario che anche ad essi, come nel caso di un umano, vengano forniti i cosiddetti dati di training, il bacino di informazione sui quali è possibile sviluppare l'apprendimento. Ma quali a questo punto i problemi etici di cui dovremmo tener conto nel momento in cui ci interfacciamo o sviluppiamo un sistema di AI? Il primo riguarda i dati che serviranno da fonti di conoscenza per il sistema affinché questo apprenda. È necessario che tali dati non contengano bias, ossia delle deviazioni, in modo che non si generino degli output del sistema portatori di una deviazione. Il secondo tema etico riguarda invece la potenziale perdita di controllo su come l'algoritmo decide di effettuare le valutazioni sui dati. Dal momento che il modello apprende in maniera autonoma i legami tra dati di input e corrispondenti dati di output, è possibile che non si riesca a risalire a quali sono i criteri che sta utilizzando per effettuare le analisi e quindi si possano ancora una volta generare scenari pericolosi e nei quali il diritto all'inclusione sociale non venga rispettato. Per evitare che tali scenari possano verificarsi, è necessario effettuare controlli sui dati di training e rendere l'apprendimento dei modelli quanto più trasparente possibile. Un ruolo fondamentale in questa partita lo giocheranno gli organi di governo a livello nazionale e comunitario. Parallelamente, i grandi player del mercato cloud, che offrono piattaforme e strumenti per lo sviluppo e l'adozione di sistemi basati su intelligenza artificiale, stanno agevolando la diffusione di buone pratiche per evitare l'insorgere dei scenari non etici descritti. Concludo ricordando che lo scopo non è generare timore nei confronti dell'intelligenza artificiale, ma la consapevolezza che aiuti a limitarne gli effetti collaterali e a sfruttarne le grandissime opportunità per le aziende e i cittadini.